Cari amici di Mille e Una Avventura, siamo tornati a giocare avventure testuali in un'altra diretta dopo la mitica avventura testuale di Graham Nelson che abbiamo giocato la settimana scorsa. Questa volta giocheremo sull'orlo dell'abisso degli E-Paper Adventures e si tratta di un'avventura testuale nuova di zecca che è appunto del 2019, credo di febbraio oppure marzo, e mi ero ripromesso di giocarla non appena possibile, dato che gli Paper Adventures sono davvero, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista delle storie che producono, degli autori di avventure testuali davvero interessanti. Sull'orlo dell'abisso, come potete vedere dal trailer, si tratta di che cosa? Di un'avventura che si addentra nei misteri della Seconda Guerra Mondiale e perciò avremo a che fare con un sottomarino U-Boat. Ma prima di vedere di cosa si tratta, parliamo come sempre questo nostro omaggio a Old Games Italia, questo sito che si occupa di giochi antichi e moderni e in particolare anche di avventure testuali e che ultimamente si sta occupando di Zork 2. Perciò al più presto cercheremo di giocare la traduzione in italiano di Zork 2, un gioco della Infocom di inizio anni 80, e quindi dopo quasi 40 anni riusciremo finalmente a giocare a questo Zork 2 in italiano, un'avventura mitica di cui abbiamo già parlato quando si è giocato Zork 1. Quindi ringraziamo All Games Italia. Mi sto chiedendo se quello che vedo adesso nella schermata principale di All Games Italia è davvero quello che penso io. Comunque c'è la notizia di un podcast di Videoludica e questa immagine è abbastanza evocativa, quella che compare qui nella schermata di Old Games Italia, quindi andate sul sito, l'indirizzo è proprio questo, .net, e troverete tante notizie e un giorno anche la traduzione di Zork 2. Invece la traduzione di Zork 1 è già disponibile, perciò andate a giocarla, un'avventura mitica degli anni 80 della altrettanto leggendaria Infocom. Ma torniamo ai nostri E-Paper Adventures. Hanno un sito molto, diciamo così, minimale, proprio perché il loro scopo è creare avventure testuali che possano essere giocate in qualsiasi browser, addirittura sui Kindle, cioè su quei lettori, gli ebook reader a inchiostro elettronico. E dato che sono dispositivi che hanno particolari limitazioni, come vedete, proprio un sito minimale in cui si parla di avventure testuali, si spiega che cosa sono, come si può giocare e in particolare spiegano anche come creare avventure col loro sistema che si chiama Pandor Plus. Abbiamo stabilito in qualche diretta precedente che il termine corretto è Pandor Plus, non Pandor più all'italiana. Ora, il gioco, se andate sull'elenco delle avventure, vedrete, appena riuscirò a capire, ah ecco perché voi adesso state vedendo una schermata fissa e vediamo un po' se ci riesco, sempre il problema di giocare su due schermi, non sono abituato. Ecco, adesso dovreste vedere l'elenco delle avventure che hanno creato e noi giocheremo proprio l'ultima sull'orlo dell'abisso, ambientazione contemporanea, mystery horror, 6 ore, tempo medio di completamento. Naturalmente noi giocheremo come sempre i primi passi, non andremo troppo avanti nell'avventura, anche perché non sappiamo assolutamente come proseguire, e avevamo giocato mesi e mesi fa Incubo nei Balcani, forse più di un anno fa, un'avventura più lunga di durata 12 ore, ma ci sono altri
il covo dei trafficanti, forse avevamo anche fatto, adesso mi trovo un attimo con l'elenco delle, dato che ho ormai giocato più di 90 avventure testuali in queste dirette, è chiaro che mi trovo un attimo confuso su quelle che ho giocato in diretta, quelle che ho pubblicato sul canale e quelle invece che diciamo ho solo giocato ma non poi portato in una diretta. Comunque sull'Orlo dell'Abisso è quella che giocheremo questa sera, l'ultima loro produzione. E si tratta di una produzione davvero davvero interessante anche dal punto di vista, se riesco a passare sul secondo schermo, ecco, anche dal punto di vista della preparazione, perché si tratta di un team di non mi ricordo più quanti programmatori, scrittori, mi pare fossero almeno 6, poi non so in quanti si cimentino tutte le volte a produrre queste avventure testuali, ma nella schermata che state vedendo, almeno spero, vedete una serie di materiali con dei diagrammi di flusso, con dei piani di un sottomarino, degli appunti, della documentazione. Questo significa che per produrre questo sull'Orlo dell'Abisso i Paper Adventures si sono davvero documentati, anche perché si tratta di un'avventura che ha un background storico, un fondo storico che guida le vicende e chissà fino a quanto si spinge questo realismo, questa aderenza a ciò che è avvenuto in realtà durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi ci tenevo a mostrare questa immagine proprio perché rende conto di quanto lavoro ci sia dietro su un'avventura testuale che poi di immagini ovviamente non ne ha se non quelle create dagli autori stessi con le loro descrizioni. Bene, direi che come introduzione ci siamo. Vedo che c'è Umberto Sisia nella chat. Con Umberto siamo reduci da un'avventura non testuale, abbiamo lavorato assieme e speriamo insomma di aver lavorato bene, io credo di sì. E comunque è strano insomma incontrarsi, oltre che nelle dirette, anche nel mondo reale ogni tanto capita di incontrarsi in questo mondo virtuale delle avventure testuali, dove gli autori non tutti si conoscono personalmente. Conoscerne uno e di questo livello davvero mi ha fatto molto molto piacere, anche se in un contesto faticoso come un esame di Stato. Ora, dicevamo quindi sull'Orlo dell'Abisso, devo tornare sullo schermo principale, si clicca ed ecco che c'è una introduzione, identità segrete, c'è un'introduzione che ha a che fare appunto con la storia, ma noi andiamo direttamente a giocare, giochiamo online direi, non lo scarichiamo. Ed ecco qui la schermata iniziale sull'Orlo dell'Abisso 2019, si può caricare un gioco precedente, ma noi iniziamo l'avventura e vediamo un po' di cosa si tratta. Questo è il diario personale del professor Dragan Baltasar. Fin dagli anni 30 e sempre più insistentemente durante tutta la guerra, i nazisti cercarono di acquisire svariati reperti archeologici, oggetti dai presunti poteri arcani da sfruttare come armi belliche, la lancia di Longino, i libri di Thoth, il Santo Graal. Il fascino esercitato da tali reliquie aveva generato nei gerarchi nazisti una frenetica bramosia, scatenando ardite ipotesi sui loro misteriosi poteri. Erano talmente convinti dell'immensa forza che questi artefatti avrebbero conferito al Reich da fondare una speciale sezione delle SS dedicata alla loro ricerca, l'Annenerbe. E qui bisognerebbe pronunciarlo un po' più in tedesco, ma a me viene così.
Voci che ho raccolto in tutti questi anni narrano di un sommergibile tedesco salpato dal Nord Africa nel 1943 con un carico che avrebbe cambiato le sorti del mondo. L'alto comando nazista era euforico. Ma questo sottomarino sparì nel nulla, nessuna traccia documentale, nessun rapporto. Cancellato, come non fosse mai esistito. Spetta a me verificare se questa vecchia storia nasconda un fondo di verità. Ecco quindi che il nostro professor Dragan Baltasar si è preparato sugli U-Boat, ha voluto in qualche modo vedere se su questa leggenda dell'U-Boat scomparso nel 1943 con chissà quale misterioso carico, se ci fosse qualche fondo di verità oppure no. E qui siamo al giorno 7 di questo diario, siamo a Trieste. È partito le prime luci dell'alba, è di fondamentale importanza verificare l'esistenza dell'U-Boat, nel qual caso recuperare documentazione quanto rimasto a bordo. Quindi ci siamo lanciati in questa avventura cercare questo U-Boat naufragato, a quanto pare, o forse mai esistito addirittura, che fa parte di tutta quella serie di misteri che circondano tutti gli artefatti che apparentemente durante la Seconda Guerra Mondiale i gerarchi nazisti avevano intenzione di recuperare in qualche modo per avere un vantaggio nelle sorti della Seconda Guerra Mondiale. E qui un po' ricorda la storia un po' più mainstream di Indiana Jones, ovviamente, e l'arca, per i predatori dell'arca perduta, in cui appunto si vedono queste vicende dei nazisti alla ricerca dell'arca dell'alleanza e tutto quanto sapete se avete ovviamente visto un film talmente famoso che l'avrete visto. Ora, questo nostro Dragan Baltasar ha un compagno che si chiama Florian Moretti, che lo accompagna, un esploratore. È un marinaio italo-austriaco, un tipo alla mano, calmo, decisamente esperto. E allora ci lanciamo assieme a questo marinaio e siamo arrivati al giorno 65 al largo delle coste di Dubrovnik. Siamo alla ricerca del relitto, quindi il professore Moretti cercano, sono sulla loro Dark Eco, questa peschereccio, nave, quello che sarà, imbarcazione, e non hanno trovato molto. Comunque sembra che questo relitto sia vicino. Purtroppo ci sono forti perturbazioni meteo. 68esimo giorno, coste di Spalato, vorrebbero dall'università far sospendere le nostre ricerche, perciò attendiamo istruzioni, stanno cercando di fermarci, ma ormai noi siamo vicini a qualcosa. Arcipelago Sebenzano, ancora nessun aggiornamento, abbiamo trovato un relitto e ci prepariamo a scendere. Morale alto, prevediamo l'arrivo di una tempesta, non c'è tempo da perdere. Moretti spegne il motore della barca, il nostro marinaio, e dà un'occhiata alla carta. Ecco professore, siamo proprio sul punto che ha indicato. Il relitto è qua sotto allora, rispondi con un po' di trepidazione. E se i nostri calcoli sono corretti, sì. Questa volta è quella buona, Moretti, lo sento, il sottomarino è affondato per cause sconosciute. Nessun SOS ma ha inviato un dispaccio in codice indicando il fallimento della missione. L'affondamento non è mai stato ufficializzato, ma è qui, ne sono sicuro. E Moretti dice: siamo sul bordo di un baratro che precipita per mezzo miglio. C'è una forte corrente. I pescherecci qui non si avventurano, forse per questi scogli rocciosi, e comunque se c'è qualcosa la troveremo incagliata qui sotto. Quindi il nostro marinaio italo-austriaco Moretti è ottimista. Poi il temporale sta arrivando, lui dice c'è un po' di margine, quel temporale mi rende inquieto, immergiamoci subito. Ah, ecco, qui ci sono finalmente, no? Dopo tutta questa introduzione che ci ha portati a definire la situazione, quindi una situazione suggestiva, perché appunto
abbiamo a che fare con un mistero che risale alla Seconda Guerra Mondiale, possiamo finalmente fare le nostre scelte. Qui si vede il motore Pandor Plus come funziona. In questo caso almeno c'è una sorta di una serie di scelte che possiamo fare, scelte che un po' come un libro game ci portano, un libro gioco ci portano avanti. Ecco, Umberto dice: non sono solo io a fare intro chilometriche. In effetti, quando avevamo giocato quella misteriosa casa laggiù nella palude, mi ero un po' perso all'inizio a leggere tutte le introduzioni, perché Umberto, come si sa, essendo un letterato, tende a mettere questa sua capacità di scrittura e di affabulazione, di narrazione, anche nelle sue avventure testuali, almeno quelle che firma col suo nome, e perciò le introduzioni possono essere un po' lunghe, però in effetti più sono lunghe, più introducono bene il giocatore nella situazione in cui dovrà poi effettuare delle scelte. Ora, noi le scelte che dobbiamo fare potremmo immergerci subito, e probabilmente non è la scelta migliore. Qui c'è, potremmo invece dire a Moretti di prendere la fiamma ossidrica, perché il relitto è sott'acqua, quindi potrebbe servire. E appuntiti e taglienti, quindi si parla qui dei sì, degli oggetti, che delle paratie che potrebbero esserci. Allora, andiamo a prendere il coltello, vediamo se è una scelta opportuna. Non ce n'è bisogno, prenda pure il mio, quindi abbiamo un coltello. Diciamo che la fiamma, chiediamo se la fiamma ossidrica potrebbe esserci utile. La lancia termica è pronta, ma non sarà una passeggiata usarla. Potrebbe essere pericoloso per le munizioni, idrocarburi infiammabili, quant'altro potremmo trovare in questo relitto sommerso da tanti tanti anni. Ecco, sentiamo un po' che cosa pensa che sia successo lì sotto. C'è una zona di squali, ma vediamo prima questo. Allora, non c'è molto da raccontare, è un relitto dimenticato da tutti, dici a Moretti, quindi noi come sì, impersoniamo il professore ovviamente, e cosa dice Moretti? Nessuno è mai venuto a cercarlo, nemmeno al termine del conflitto, questo sottomarino è avvolto da tanti misteri. No, qui siamo sempre noi che diciamo. Allora, l'esploratore, cioè Moretti, ci chiede che cosa intende dire, cioè tutti questi misteri, e allora gli raccontiamo che era in corso una missione di massima importanza per il Reich, tutto estremamente riservato, oppure sappiamo poche cose dell'unico sopravvissuto, e io direi che vogliamo sapere qualcosa sull'unico sopravvissuto, quindi di nuovo una serie di scelte e vediamo che cosa dice. Ed ecco che ci raccontiamo che i partigiani della resistenza dalmata catturarono un naufrago tedesco, quindi qualcuno a quanto pare si è salvato, uniforme da sommergibilista che cercava di raggiungere le linee tedesche, siamo nel 43. Lo hanno interrogato, era il 15 maggio del 43 quando lo fucilarono, e questa è l'unica fonte documentata che abbiamo sul naufragio in questa zona. Moretti dice: deve essere riuscito a uscire dal relitto sfruttando la garitta, l'unica l'uscita d'emergenza utilizzabile in casi estremi, e poi deve aver raggiunto la costa a nuoto, è possibile, forse non è stato l'unico a salvarsi. E quindi cosa diciamo? Ecco, se qualcuno è uscito da quel sottomarino troveremo un comodo accesso, ora è meglio scendere. Oppure, no, proviamo l'altro, sono indeciso. Se a bordo c'erano dei sopravvissuti, perché non hanno lanciato l'SOS? Hanno mantenuto il silenzio radio, esclamiamo noi. Forse la loro radio è rimasta danneggiata o non volevano rivelare la loro posizione. O forse, e questo probabilmente è il motivo, la missione doveva rimanere segreta ad ogni costo. E qui direi che abbiamo sviscerato tutta questa prima parte,
non ci resta che prendere la macchina fotografica e possiamo scendere. Ah, non è ancora finito. Ah, ecco, Moretti dice, ma l'università non sa dove siamo, forse è meglio comunicare l'inizio delle attività di ricerca e diciamo sì, inviamo il nostro punto nave e poi andiamo. Chissà queste scelte come si ripercuotono sul seguito dell'avventura. Ultimo controllo all'attrezzatura, scenderemo a una profondità di poco oltre i 30 metri con il boccaglio tra i denti. Se ricordi, risalendo dovremmo fermarci a meno 6 metri per 8 minuti e mezzo per la decompressione. Ecco, questo sarà fondamentale, ovviamente noi non lo vedremo, lo vedrà chi giocherà questa avventura in modo dall'inizio alla fine. Probabilmente se ci dimentichiamo la decompressione succederà qualcosa di brutto, quindi ricordiamoci a meno 6 per 8 minuti e mezzo. Ecco, c'è il giubbotto assetto variabile, si sgonfia, cominciamo a scendere, 30 metri di acqua ci separano dal nostro obiettivo. Sembra di cadere nel vuoto, è una emozione indescrivibile. Quindi davvero una avventura in cui gli Paper Adventures si sono messi anche a costruire una storia, ottime descrizioni, ampie, un'atmosfera davvero interessante. Siamo arrivati a meno 6 metri. Questa è la quota alla quale dovrete fare la vostra sosta di decompressione. Vabbè, andiamo avanti. C'è anche Moretti, ve lo leggete con calma. Allora, i raggi del sole ormai si vedono poco. Andiamo avanti. Ed ecco, siamo a meno 6 metri, possiamo salire usando la corda guida o scendere. Qui c'è anche Moretti, c'è una medusa che ci passa accanto, Moretti la tocca, poi sorride. È difficile sorridere col boccaglio, ma a quanto pare ci riesce. E qui c'è l'inventario. Ecco, siamo passati da una modalità a libro gioco, in cui ci sono delle scelte da fare, a una modalità più classica per quanto riguarda le avventure testuali, quindi l'inventario, azioni da intraprendere, tutto punta e clicca come il Pandora Plus ci ha abituati. Possiamo anche salvare, caricare, vedere, ecco la novità, la mappa, ecco vedete questa mappa che si costruisce nell'ultima versione del Pandora Plus automaticamente. Qui c'è il peschereccio e siamo noi a 6 metri di profondità. Coltello da sub, abbiamo tante cose interessanti, una lampada frontale, le pinne, bombole, boccaglio, e qui poi c'è il menu contestuale che consente di effettuare le operazioni sui vari oggetti. Potremmo esaminare le bombole, siamo ai 9 decimi della capienza massima. Abbiamo ancora un po' di tempo per esplorare il relitto, se mai lo troveremo, ma se non se clicchiamo su Moretti possiamo esaminarlo. Ecco, barba lunga, occhi arrossati, lo si può scambiare per un maestro di ginnastica di una scuola pubblica, per quel suo viso abbronzato che denuncia una vita all'aria aperta. Non so se qualcuno degli Paper Adventures sia un maestro di ginnastica, ma questa sembra una notazione, diciamo così, autobiografica. Che facciamo adesso? Quindi Moretti l'abbiamo esaminato, scendiamo. La superficie si allontana, l'ignoto è lì davanti. E siamo a meno 20 metri, eccolo finalmente, intravediamo la sagoma del sommergibile, scuro oblungo adagiato tra gli scogli. I cantieri Blom e Voss di Amburgo avevano messo in mare una unità di 500 tonnellate di perfetta efficienza navale e bellica, e vedendolo ora non ne hai alcun dubbio, è lui. Chissà se il colore è davvero verde cachi, come avevi letto. Poi improvvisamente nella tua mente si fa largo l'immagine di chi laggiù ha trovato la morte, e qui insomma noi una morte orribile devono aver affrontato questi marinai, come tutti ovviamente i marinai di sottomarini che sono naufragati
in tante occasioni. In effetti c'è qualcosa di strano qui sotto. Il sottomarino sembra avvolto da un'aura malsana, maligna. C'è qualcosa, ecco, questa ciò che siamo al 7% del completamento, chissà quanto riusciremo a fare, magari riusciremo a arrivare a un 15%, chi lo sa, andando avanti. Ecco, c'è sempre il mistero di che cosa trasportasse questo sottomarino. Siamo a 20 metri, io direi che possiamo ancora scendere. Siamo a 32 metri, sopra il fondale roccioso dove giace il sottomarino. Torce elettriche illuminano le paratie, buio, non possiamo vedere oltre i 7 metri. A questa profondità c'è solo il verde e il blu, ma riusciamo a renderci conto dell'inquietante maestosità di questo gigante d'acciaio. C'è anche Moretti, scendiamo ancora e speriamo, diamo... Ah ecco, dice Umberto che lo spera, deve superare dove si è piantato lui. Dove ti sei piantato? Vediamo un po' se ci dice... il punto. Allora, esaminiamo il sottomarino. Ecco, si trova in prossimità di un precipizio, quindi insomma ci sarà qualche problema sicuramente, perché se dovesse cadere ancora più a fondo diventerebbe tutto molto molto più difficile. Scendiamo ancora. Allora, lo scafo è incrostato di alghe, c'è la torretta, siamo arrivati alla torretta. Ecco, sulla sommità della torretta è collocato il boccaporto, dal quale si dovrebbe poter accedere all'interno del sommergibile. Tutto ricopre la struttura, conchiglie e concrezioni calcaree. Poi si può andare a prua e a poppa, andiamo a vedere il boccaporto. Alghe, vari tipi di mitili, quindi il boccaporto è ricoperto. Proviamo a entrare, non riusciamo a sollevare il portello, anche se la maniglia a ruota gira, è completamente ricoperto, che si è incastrato in qualche modo, quindi non riusciamo a entrare, no, ripete questo. Questa cosa, e allora che facciamo? Ovviamente, visto che siamo in due, prima c'era la voce chiedi aiuto, dopo aver esaminato Moretti ora gli chiediamo aiuto. A gesti ti fai capire da Moretti, in due iniziate a tirare verso l'esterno il portello finché si sblocchi improvvisamente e riuscite a sollevarlo. Perfetto, allora adesso riusciremo a entrare. Spalanchi il boccaporto e l'ambiente sottostante è allagato, è una torretta stretta, comincia a scendere, ma in due non ci stiamo, Moretti resta fuori. Dunque siamo, ecco, da qui si può anche uscire dal sottomarino in caso di affondamento, e c'è un portello a chiusura stagna, c'è anche una sbarra di metallo, la esaminiamo, è arrugginita chissà perché, e la prendiamo. C'è quest'ultimo portello, meno incrostato, vediamo se riusciamo a aprirlo da soli. Ecco, nonostante giri la maniglia, non si riesce a sollevare il portellone. C'è, al di sotto la pressione deve essere più bassa. E qui sorge un dubbio, se l'ambiente interno fosse vuoto, c'è rimasta dell'aria dentro? Da qui non è possibile entrare, bisogna trovare un altro accesso al sottomarino. E allora che facciamo? di qua non si passa, quindi usciamo. Siamo usciti. Allora, entrambi i boccaporti della torretta erano chiusi. Ragionandoci, ti sembra evidente che, al contrario di quanto pensavamo, quel naufrago sopravvissuto non si è messo in salvo uscendo da questa garita. Questo... Ah, dice Umberto che si è piantato qui. Allora speriamo, speravo di avere in chat qualcuno che mi aiutasse, ma proviamo ad andare avanti. Comunque qui c'è un primo indizio, ci dice di qui non è passato il naufrago, quel naufrago è sopravvissuto,
ma non deve essere passato di qua. Allora possiamo andare a prua o a poppa, possiamo anche risalire, però perché risalire? Torniamo verso la torretta e andiamo verso prua. Andiamo verso prua e stiamo nuotando verso il ponte di coperta, passerella che permetteva di percorrere il sommergibile in tutta la sua lunghezza, e c'è anche un cannone e si notano i pozzi delle catene delle due ancore. Il cannone è un cannone antiaereo da 8,8 cm, il celebre Flak 88. Chi conosce un po' di Seconda Guerra Mondiale o comunque qualche gioco ambientato nella Seconda Guerra Mondiale sa di cosa si tratta, anzi probabilmente, vediamo se dal secondo schermo riesco a recuperarlo, eccolo qui, non so se c'entri qualcosa, questo sottomarino è comunque tedesco e c'è quel cannoncino laggiù sotto la torretta, potrebbe essere questo. Ma torniamo al gioco, eccolo qui. Ora il cannone l'abbiamo esaminato, proviamo ad andare verso prua, vediamo se troviamo il passaggio da cui il naufrago è riuscito a uscire. Ci avviciniamo alla prua, ma Moretti è rimasto indietro a osservare il cannone e ora sta sbracciando furiosamente, c'è qualcosa che non va, sta richiamando la nostra attenzione, sembra sia rimasto intrappolato in qualche modo. La cosa si fa drammatica, Moretti continua a gesticolare, sembra agitato, dobbiamo fare qualcosa, quindi chiedi aiuto, sei tu che devi aiutarlo piuttosto. Esaminiamo Moretti, il piede di Moretti è incastrato tra le lamiere, ma una prima occhiata non vedi come liberarlo. E anche qui una nuova... bisogna stare molto attenti a quello che si legge nelle avventure testuali, perché vedete che dice ad una prima occhiata non vedi come liberarlo. Cosa significa? Che per una volta tanto esaminare una seconda volta ci potrebbe essere d'aiuto. E infatti vedete che la descrizione cambia, perciò cercate, quando giocate a queste avventure particolari, ben curate, di leggere bene, perché gli autori solitamente mettono degli indizi su quello che si deve fare per proseguire. Quindi c'è una fessura arrugginita nel basamento di questo cannone e Moretti si è impigliato e non riesce a divincolarsi. Il piede non è finito dentro lo squarcio, ma la pinna è di traverso, e delicatamente aiuti Moretti a sfilarsela senza fare torsioni e slogarsi la caviglia. Poi afferri la pinna e la tiri fuori con un paio di strattoni. Moretti ok, immagino col pollice, illumini il suo piede, nessuna ferita, lui è stato sbadato, dice, tutto a posto, può continuare. È un relitto insidioso anche per un subesperto come Florian Moretti, questo italo-austriaco che ci sta accompagnando in questa avventura. Bisogna stare molto attenti e non bisogna distrarsi neppure un attimo. Bene, questa brutta avventura è superata e esaminiamo le scanalature, i tubi lanciasiluri. Non credo che il marinaio sia passato di qua, però chissà. C'è la prua, la esaminiamo, il sommergibile si è incagliato, urto violento, non si nota alcuna falla da questa parte dello scafo. Niente, direi che possiamo tornare indietro. Stiamo tornando indietro e proviamo ad andare a esaminare. Sarà parente di quello del commissario Rex. Purtroppo la mia conoscenza del commissario Rex è limitata, quindi non so bene a cosa tu ti riferisca, però sicuramente, magari se me lo ricordi, poi mi viene in mente. Allora, dicevo, a prua ci siamo stati, proviamo ad andare a poppa. Allora, siamo tornati alla torretta, niente, continuiamo ad andare verso poppa. Allora, questa è la poppa del sommergibile,
sporge l'elica, c'è il timone verticale di direzione, niente, puoi andare verso l'abisso o tornare verso il centro del sottomarino alla torretta. E a quanto pare munizioni inesplose, idrocarburi infiammabili, la paura di rimanere incastrato ci attanaglia. Questi commenti di tanti... Ah, Tobias Moretti, adesso ho capito, ti riferi... sì, la mia conoscenza del commissario Rex arriva anche a questo, quindi che è uno dei... è stato uno dei vari... commissari che si sono affiancati ai vari cani che si sono succeduti. Va bene, queste citazioni dotte non me le aspettavo da Umberto, però ovviamente sono tutte notazioni interessanti. Allora, questo Moretti, ma forse anche quello della birra Moretti, chi lo sa, aveva i baffi questo tizio, quanto se ho ben visto esaminiamo, vediamo. Ah, ecco, sì, è avvilito questa volta perché capelli sottili, spazzolati, franco sorriso, niente, barba lunga, probabilmente anche i baffi, quindi è l'omino della birra Moretti. Ora, che facciamo? Diciamo che qui si può andare verso l'abisso o tornare indietro. Proviamo a salvare, perché qui la cosa, vedete, ci sono vari slot per il salvataggio. Videodipendenza può essere, può darsi, e quando si è videodipendenti ci sono tutti questi ricordi che emergono, e in effetti Tobias Moretti è davvero il protagonista che tutti amiamo del commissario Rex. Mi stanno tornando tanti bei ricordi da videodipendente, quale sono anch'io. Allora, ci sono tanti slot, vedete? Ecco, bisogna fare attenzione perché questi salvataggi valgono solo per il browser. Quindi se si riprende una partita su un altro computer si perde il salvataggio. Invece, se si salva ottenendo nel numero 4 l'URL del salvataggio, si può inserire in un altro browser, su un altro computer, l'indirizzo ottenuto e si riparte da quel punto. Quindi davvero questo Pandor Plus è uno strumento per creare avventure testuali davvero molto versatile. Diamo un'occhiata alla mappa, vedete, peschereccio, siamo scesi a 6 metri, 32 metri, e abbiamo percorso la poppa e siamo alla prua. No, siamo stati sulla prua e ora siamo nella poppa del nostro sottomarino. Bene, che facciamo quindi adesso? Rimane solo da visitare l'abisso. E io credo di aver salvato, sì, il primo slot è usato, e ci lanciamo nell'abisso. Prima diamo un'occhiata, ma l'oscurità inghiotta il raggio di luce. Andiamo. Improvvisamente ti accorgi che Moretti non è più vicino a te. Ti guardi attorno e lo trovi ben più sopra, che sbraccia nella tua direzione, indicando dietro le tue spalle. Ti volti, ma hai a malapena il tempo di capire cosa sta succedendo. Un enorme pesce, probabilmente una verdesca, attratto dai tuoi movimenti, sta per urtarti. Uno squalo tipico del Mediterraneo, da qualche parte nelle descrizioni iniziali se ne parlava, o forse nei tentativi che ho fatto nei vari discorsi con Moretti, il nostro professor Baltasar ha parlato di queste verdesche, e questo è particolarmente grande, sta per urtarci. Ci proteggiamo la testa con le braccia, l'impatto è molto forte e l'urto ti scaglia altrove. Resti frastornato. Dove è andata a finire la verdesca? Dov'è Moretti? Dove sei? In un attimo hai perso completamente l'orientamento. Ed ecco che il buio ci circonda, non sappiamo più in che direzione siamo orientati. Dov'è il sopra? Dov'è il sotto? Da che parte il sottomarino? Aiuto, che fine ha fatto Moretti? Stiamo iperventilando, quindi il panico ci sta prendendo. E probabilmente, se non riusciamo in qualche modo a capire
come siamo orientati e a riprendere un po' di controllo, il gioco potrebbe finire qui. Di solito si guardano le bollicine, ma lì c'è talmente buio, quindi proviamo con le bombole il boccaglio, lo esaminiamo, vediamo se dice qualcosa. Dice che siamo a 8 decimi della capienza massima. Proviamo a usare le bombole, il boccaglio con la sacca. Non funzionerebbe, l'aria uscirebbe dalla sacca mentre tenti di riempirla d'aria. Non è questo. Noi ci sentiamo soffocare, il panico è alle stelle, dove sono il sopra e il sotto. E qui davvero siamo bloccati, proviamo a toglierci le bombole e sarebbe un suicidio. Il cuore batte a mille, respiri troppo velocemente, la vista ti si appanna, perdi conoscenza. E Umberto ci è rimasto pure lui a questo punto, proprio nel momento in cui senti una mano afferrarti. Forse qualcuno ci salva e ci risvegliamo sulla barca. Non sappiamo come ha fatto, ma Moretti è riuscito a riportarci in salvo e ci offre una birra. È felice di vederti di nuovo vigile, ha già allertato i soccorsi e raggiungeremo la costa. Rimaniamo in ospedale sotto controllo, l'università sospende la missione, troppo pericolosa, ma secondo il nostro istinto c'è già qualcun altro a cui hanno affidato il nostro stesso incarico. Ed ecco che abbiamo fallito, in realtà non è finita così male come mostra questa immagine. Abbiamo completato. Ah, lui è proprio morto, se non sbaglio, Umberto. Non so, dipende cosa hai fatto. Comunque noi siamo al 7% con un punteggio di 7702. Ora proviamo a caricare la situazione. Ecco, siamo tornati al punto in cui dovevamo andare verso l'abisso. Ecco, c'è il pesce che ci urta, il pesce, la verdesca, abbiamo perso l'orientamento, siamo tornati al punto in cui poi Giovanni Fasano 5, ciao chiunque tu sia, grazie per il follow. Dunque, stavo dicendo appunto che siamo tornati nella... dove siamo in pratica tra virgolette morti, cioè dove è finita la nostra avventura. E qual era il problema? In pratica non riusciamo a capire come siamo orientati. Probabilmente di solito si guardano le bollicine, almeno da quello che ho capito guardando qualche film, si guardano dove vanno queste bollicine messe dal boccaglio, e in questo caso però non funziona, probabilmente perché c'è troppo buio. Ora qui chi non volesse perdersi la sorpresa trovando la soluzione per conto suo, d'ora in poi spoiler, perché questo probabilmente è il primo enigma di un certo spessore, infatti ha messo in difficoltà anche Umberto, se ho ben capito. Perciò interrompete qui la visione, se volete andatevi a giocare l'avventura, così non vi perdete le sorprese, non perdete la diciamo così la bellezza di trovare la soluzione, la soddisfazione anche di trovare la soluzione per conto vostro. Nel nostro caso invece, quindi, usa lampada con boccaglio. No, in realtà la soluzione è questa. Cioè c'è la lampada frontale, quella che usiamo per vedere senza avere le mani impegnate, e la soluzione in questo caso è quella di lasciare la lampada, cioè in pratica ce la togliamo dalla testa, la lasciamo andare e vediamo quello che succede. Non va affatto bene, respiri, stai iperventilando, sei confuso, in ansia, sopraffatto da un attacco di panico, stai per svenire. Ma dov'è Moretti? Ecco, aiuto. E qui riesci a toglierti la lampada frontale e la lasci andare. La luce fluttua nell'acqua lentamente allontanandosi da te. Un istante fa era lì, ma ora non la vedi più. Annaspi ruotando sotto sopra.
Ora la vedi, la luce sta salendo. Ma no, certo, è la lampada che cade, quello è il basso. Ed ecco quindi che abbiamo sacrificato la possibilità di vederci con la lampada pur di riuscire a capire dove sia il basso o l'alto e quindi cercare di risalire. Perciò questa era praticamente la soluzione che stavi cercando, togliersi la lampada, non solo toglierla ma addirittura lasciarla andare. Ecco, finalmente hai un punto di riferimento e guardi in su, e da qui Moretti ci salva, però senza che noi perdiamo in qualche modo conoscenza e quindi che l'avventura termini qui. Dice di contare fino a 5, respirare, quindi cerchiamo di calmarci, ventiliamo regolarmente, un paio di minuti per calmarci, e Moretti ha pure recuperato la torcia che abbiamo lasciato cadere. E quella verdesca era veramente enorme, abbiamo quindi avuto un incontro ravvicinato con la fauna dell'Adriatico. Ti trovi dietro la poppa del sommergibile, parte dello scafo appoggia in bilico sul costone di roccia, il retro è sospeso sopra l'abisso che precipita nel buio più assoluto. Puoi scendere o andare verso poppa, e allora scendiamo, andiamo ancora più avanti, c'è ancora un quarto d'ora di diretta, poi il resto ovviamente dopo questo enigma ce ne sono tanti altri, non è che abbia rivelato chissà che cosa, anche se per Umberto è stata una rivelazione. Proviamo a scendere, ci troviamo sotto la poppa e notiamo uno squarcio nelle lamiere. Probabilmente sarà lo stesso squarcio che il naufrago è riuscito a utilizzare per abbandonare il relitto. Vediamo un po', esaminiamo lo squarcio, non sembra ci siano segni di un'esplosione e quindi ecco, è un danno causato dal forte impatto con il fondale roccioso, quindi l'affondamento non è dovuto, cioè l'urto col fondale roccioso ha portato, non credo, io per arrivare, per superare quel punto ho dovuto, tra virgolette, imbrogliare, perché per imbrogliare col Pandor Plus bisogna anche essere, se si vuole imbrogliare, perché giustamente uno ci vuole arrivare per conto suo, però dato che avevo poco tempo per superare quel punto, diciamo che ho imbrogliato, quindi non buttarti giù così, tu sei stato onesto, sei rimasto bloccato, io ho imbrogliato e sono andato avanti. Non diciamo come ho imbrogliato, anche se chi ha creato il Pandor Plus può immaginare come abbia fatto. Allora, dicevo, c'è questa, questo, ci chiediamo se si è inabissato per una manovra errata, però possiamo accedere all'interno ed è quello che faremo adesso. Siamo al 9%, quindi non riusciamo neppure a arrivare al 10%, mi sa, in questa diretta, ancora 10 minuti, ma vediamo cosa c'è all'interno. Quindi entriamo nello squarcio, entriamo nel sottomarino attraverso quel piccolo pertugio e ci troviamo in un angusto locale. Vediamo un po' se la mappa è cambiata. Ecco, ci troviamo dalle eliche, vedete che la mappa non è più quella di prima, non è più la mappa col sommergibile, il peschereccio e la nostra discesa, ma è diventata probabilmente una mappa che ci mostra ciò che sta ciò che succederà quando, appunto, entrati all'interno, visiteremo le varie sale del sommergibile. Siamo in un angusto locale, c'è l'albero di trasmissione, c'è la sala motori che va verso prua, c'è lo squarcio da cui siamo entrati, andiamo verso la sala motori. Qui ci sono i motori elettrici, quelli che funzionano quando il sottomarino è sommerso, funzionano con le batterie che si ricaricano con i motori diesel, che invece funzionano quando
dato che i motori diesel hanno bisogno di ossigeno per funzionare, i sommergibili di questo genere devono andare in superficie, lì funzionano i motori diesel e intanto vengono caricate le batterie per poter navigare sott'acqua, quindi motori elettrici ovviamente nella seconda guerra mondiale funzionavano proprio in questo modo i nostri sottomarini. Ora c'è tutto intaccato dall'acqua marina, quindi immaginate gli acidi delle batterie, c'è una fanghiglia, la sala motori continua e la piccola sala ci riporta indietro, andiamo avanti e diamo un'occhiata ai motori elettrici. Qui spiega i motori elettrici, c'è anche la tana di una murena, chissà se serve per l'avventura. Ah, potrebbe servire, perché qui vedi Moretti, una murena e una tana di una murena. Salviamo prima che sia troppo tardi, slot numero 2. Usa murena con cosa? Usa con coltello. Non faresti mai del male una povera bestia senza motivo. Quindi il comando picchia murena non ha funzionato. C'è la tana di una murena. In questo anfratto ci sono molti utensili da meccanico, ricoperti da alghe e mitili di vario tipo. Tra i vari attrezzi noti anche una vecchia chiave inglese. se magna o ce la facciamo fritta. Ah, o te se magna o ce la facciamo fritta. Ecco, questo mi era sfuggito nel mio primo passaggio, non avevo dato un'occhiata ai motori elettrici che avrebbero fatto comparire la tana di una murena. Proviamo a prendere la chiave inglese. Non ci pensi neanche, non dobbiamo farci azzannare dalla murena. Ma non faremo mai del male a una povera bestia, quindi che facciamo? Mistero, lo lasciamo per i giocatori che vorranno cimentarsi. La chiave inglese ho già capito a cosa serve, perché più avanti c'è un punto in cui avere una chiave inglese mi sarebbe servito per andare avanti, e ora so dov'è, devo solo capire come toglierla alla murena. Quindi per ora lasciamo la chiave inglese lì dov'è. Allora siamo alla sala macchine dove ci sono i motori diesel, ecco, che permettono di navigare, gli animalisti sono terribili. Allora ci sono i serbatoi, ci sono i dispositivi necessari alla propulsione. Ah, ecco, ci sono dei tubi gialli dove scorrevano sostanze oleose, ricordiamoci questi tubi gialli. C'è la scaletta che sale al ponte superiore, c'è il portellone. Proviamo a salire la scaletta. Vediamo che succede. Allora, siamo in un ambiente asciutto. Non togliamoci il respiratore, dice Moretti, perché l'aria sarà senz'altro irrespirabile. L'ossigeno ha ossidato il metallo consumandosi e ci saranno gas di cloro, quindi teniamo il respiratore. Vediamo un po' la mappa. Ecco, siamo qui, c'erano i motori, l'elica, i motori elettrici, il motore diesel, e siamo saliti dove c'è questo ambiente non allagato. C'è la scala. Proviamo ad andare avanti, c'è una sacca d'aria più in alto, ecco. Ah, le pinne ci intralciano, quindi dobbiamo lasciare le pinne per poter andare su, quindi adesso possiamo salire. Ecco, la torcia illumina un angusto corridoio, l'inquietudine ci attanaglia, ci fa rizzare i capelli, averceli, e il tempo sembra essersi fermato qui. Ci sono oggetti personali, segni incisi sulla lamiera, scritte e ideogrammi tracciati con una grafia contorta.
Ci abbandoniamo contro la paratia, immaginando la scena, i marinai che si azzuffano, urla di terrore, eccetera, eccetera, una scena orribile. Ci chiediamo che fine hanno fatto tutti quegli uomini. Quindi siamo arrivati in un punto, ecco, siamo saliti sopra in cima alla scaletta, possiamo andare alla loggia ufficiali, locali di servizio, qui si può andare un po' dappertutto, ci sono graffi e incisioni, simboli misteriosi, ideogrammi sconosciuti, chissà come mai. C'è il pozzetto che ci porta giù, vediamo Prisoner of the Ice, alloggio ufficiali. Ecco, siamo all'alloggio ufficiali, sei misere brande sui lati lunghi della stanza. Brande mi suona un po' strano, su un sommergibile immaginavo più delle cuccette, anche se gli ufficiali qualche comodità l'avranno avuta, ma brande suona un po' strano. Poi parete, ci sono armadietti di metallo e vediamo un po' la parete, fotografie, c'è Bernard Bernd, ritratto accanto a un vecchio dei baffi sottili che guarda, assiste alla costruzione di un sommergibile, chissà chi sarà questo primo ufficiale. Ci sono altre fotografie dove donne giurano eterno amore ai vari sommergibilisti. C'è un'ultima fotografia, un giovane arrogante ufficiale tedesco nella Parigi occupata, è in posa con un'elegante canna di razza Weimaraner, il fantasma grigio, il cane ti richiama alla mente il tuo Polk, il fedele compagno di giochi di quando eri bambino. Noti infine una piccola teca, una teca con delle medaglie, chissà cosa serviranno queste medaglie, esaminiamo la teca e poi chiudiamo la diretta e tiriamo le somme. Esamina, usa con, sbarra, ecco, abbiamo fracassato la teca, rimane solo la cornice e prendiamo, abbiamo troppe cose, lasciamo la sbarra di metallo, vediamo se le medaglie adesso le riusciamo a prendere. Ecco, abbiamo preso queste medaglie militari, medaglie al valore del Terzo Reich, chissà a cosa serviranno. Bene, direi che possiamo scendere. Altre descrizioni interessanti, magari anche utili per proseguire. Facciamo ancora qualche passo e poi chiudiamo e tiriamo le somme, come dicevo. Proviamo ad andare quello dell'equipaggio, oggetti vari, quindi c'è di tutto, bisogna brande mi sembra strano comunque. Più che altro cuccette, magari proprio una sopra l'altra, molto strette. Dovevano fare a turno per riposare, appunto, in un sottomarino non ci sono cuccette per tutti, infatti ci sono turni continuamente, quindi in pratica ci sono cuccette solo per quelli che devono dormire, gli altri fanno quello che fanno, insomma, lavorano. Quindi qui spiega bene, quindi dice brande, probabilmente è giusto dire brande. Diamo l'occhiata agli armadietti, troviamo qualcosa, alcune lettere d'amore, prendiamo le lettere, abbiamo preso le lettere. Direi che abbiamo esaminato. Volevo fare ancora, ecco, andiamo ai locali di servizio. Ecco, ci sono una serie di locali di servizio, cucina, servizi igienici, rivestimento di sughero, tubi colorati, li esaminiamo. Ecco, nei tubi rossi l'acqua salata, in quelli arancioni liquido caldo. Ecco, uno di questi ha un grosso bullone dal quale scende un'incrostazione d'olio che raggiunge il pavimento.
Quindi questo bullone mi fa intuire che la chiave inglese che abbiamo visto a Umberto dice cadaveri manco l'ombra, in effetti è strano, chissà cos'è successo qui. E questo bullone, quindi con la chiave inglese che abbiamo visto dalla murena, c'entrerà qualcosa. Tubo incrostato di olio, infatti. A cosa servirà questo olio? Cucina, rivestimento di sughero, corridoio. Ecco, improvvisamente vedi un'ombra muoversi nell'oscurità e ti gela il sangue. Nessuno può essere sopravvissuto, nessuno. Poi ti rendi conto che è solo Moretti, ti sta guardando stranito, sei troppo teso, i tuoi nervi stanno andando a pezzi, maledizione. Va bene, allora andiamo giù nel pozzetto, dove abbiamo lasciato tutta la roba, per finire... Ah, qui si vedono i vari, l'alloggio ufficiali, l'alloggio invece dell'equipaggio e tutto il resto. Allora, niente, non riesco a trovare il punto dove volevo... Ah, ecco, c'è un grosso boccaporto rotondo. Ecco, questo boccaporto deve portare verso Prua, no? Verso Prua c'è un grosso boccaporto che è rotondo, ricoperto da graffi e incisioni, quelle che abbiamo visto prima. Vogliamo entrare, ma la maniglia non gira, sembra bloccata. Proviamo a usare il boccaporto con coltello, non sembra funzionare. Chiediamo aiuto a Moretti. Moretti guarda le cose che ha addosso, in cerca di qualcosa che non trova, sembra un po' confuso. Allora, questo boccaporto, ecco, il perno della maniglia a ruota è dannatamente incrostato, avresti bisogno di lubrificarlo in qualche modo. Siamo arrivati a questo nuovo enigma che non svelo, proprio perché non ero riuscito ad andare avanti a questo punto, però, visto che abbiamo trovato dei tubi lubrificati con un bullone da svitare probabilmente, dobbiamo solo capire la murena, come allontanarla per prendere la chiave inglese e avremo l'olio per lubrificare questa maniglia. Improvvisamente Moretti si agita e si toglie il boccaglio. Hai sentito dei passi? C'è qualcuno ancora vivo di là? Là. Afferri l'erogatore e con forza costringi Moretti a rimetterlo in bocca. Ecco, quindi c'è, ma parla sott'acqua. In realtà qui dovrebbe essere un posto dove non è allagato, quindi non sta parlando sott'acqua, perché siamo nella mappa, siamo in questa posizione sopra la scaletta e la zona allagata è quella dei motori. Salendo in cima invece c'è una zona in cui meglio non respirare, perché appunto l'ossigeno si deve essere consumato ossidando le pareti e ci devono essere anche dei gas clorati, e infatti obblighiamo Moretti a rimettere il boccaglio per respirare. Tra l'altro, vediamo un po', 7 decimi della capienza massima, ma l'aria è quello che è, in effetti. Allora, 7 decimi della capienza massima, quindi abbiamo ancora un po' di tempo e siamo arrivati al 16% del completamento. Quindi vedete quante cose si devono ancora fare in questa avventura. Tiriamo un po' le somme, sicuramente un'avventura che, se riesco a passare, ecco, un'avventura che ci ha portati in un'atmosfera molto accattivante, in cui c'è un mistero da risolvere di cui non abbiamo ancora sfiorato proprio alcun aspetto, perché sappiamo che c'è questo qualcosa di molto esoterico che probabilmente trasportava questo sottomarino, ma non abbiamo ancora idea di cosa sia. Non sarà né la lancia di Longino né tutto quello che è stato
elencato prima deve essere qualcosa di diverso, e è interessante andare avanti a scoprire gli Paper Adventures che cosa avranno escogitato per come oggetto esoterico che avrebbe trasportato questo sottomarino per migliorare le sorti della guerra che nel 1943 era ancora incerta. Quindi davvero un'atmosfera interessante, un'atmosfera che ci prende, che ci obbliga ad andare avanti a giocare, e però siamo solo all'inizio, abbiamo solo intaccato proprio la superficie di questa avventura. L'interfaccia è quella a cui ci ha abituato il Pandor Plus, con in più la chicca di vedere la mappa che si costruisce mano a mano che andiamo avanti. Potremmo anche, torno un attimo indietro, poi vi saluto, potremmo andare a vedere com'era la mappa completa. Allora, questa è la mappa fino a qui, andiamo nell'abisso. Ecco. Ah no, in pratica una volta che la verdesca ci colpisce la mappa sparisce completamente, infatti siamo disorientati, non sappiamo dove ci troviamo, perciò è giusto che la mappa sia completamente bianca. Però per quanto riguarda appunto la mappa, eccola qui, è una chicca in più a cui i Paper Adventures hanno pensato per rendere le loro avventure ancora più... scommetto il mostrone, dice Umberto, che troveremo qualche mostro di qualche genere, chissà, non lo so, bisognerebbe giocarla fino alla fine, oppure fare come quelli poco onesti che non riescono a diciamo svelare gli enigmi e andarsi a vedere i testi dell'avventura. Ovviamente i testi sono criptati, ma non poi così bene, quindi è facile decrittarli, però chiaramente è i testi del sorgente, che ovviamente è scritto in JavaScript, il Pandor Plus, per poter funzionare in tutti i browser, sono criptati per evitare che accidentalmente un giocatore possa vedere questi testi senza volere, e quindi c'è un minimo di criptazione, diciamo così, però non così spinta da impedire a chi smanetta un po' di capire e riuscire a tradursi i testi. Quindi se uno fosse così disonesto, un giocatore di avventure testuali ovviamente non lo è, questo mistero si svelerà piano piano giocando e cercando di risolvere questi enigmi. Questi mi sembrano un po' più accessibili, bisogna solo trovare il modo per allontanare questa murena, ma quello del disorientamento era davvero tosto, perché ho provato vari oggetti a caso, ma lasciare la lampada non mi era venuto assolutamente in mente. Eppure è logico, cioè se uno ci pensa era la cosa in fondo da fare, l'unica cosa che rimaneva da fare. Bene, quindi davvero una avventura testuale molto ben fatta. Sono 6 ore di gioco secondo gli Paper Adventures, e si può giocare online, si può scaricare, si può salvare. Avete visto, l'interfaccia è molto facile, si clicca, si sceglie dai menu quello che si vuole fare, e quindi davvero un'avventura da provare, e chissà quante altre con questo sistema davvero ben curato gli Paper Adventures produrranno in futuro. In pratica, se ogni volta avranno questa cura maniacale nel creare le loro avventure, davvero ci sarà di che divertirsi. Vedete, tutti questi appunti sono incredibili, e quindi insomma complimenti agli Paper Adventures,
speriamo di poter fare qualche altra diretta in futuro con qualche altra loro avventura. Magari potremmo andare a recuperare qualche avventura che non abbiamo giocato delle loro. C'è ancora forse qualche avventura che non ho provato. Bene, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Un grazie a Umberto che mi ha fatto compagnia in chat e che appunto ha avuto questi commenti così interessanti di tanto in tanto. Com'è che si fa qui? Ecco. Quindi grazie a Umberto, buonanotte. Le dirette per questo luglio finiscono qui, perché poi si va in giro in ferie, quindi non ci sarà la possibilità di fare altre dirette almeno per luglio. Ad agosto probabilmente ne farò qualcun'altra e andrò a cercare qualche avventura testuale interessante, particolare, perché appunto ci avviciniamo al 400° video del canale e per l'occasione sono sempre solito, buonanotte Umberto, sono sempre solito andare a cercare qualcosa di particolare, qualcosa di storico, e di certo c'è un'ampia scelta ancora a disposizione, pur avendo giocato più di 90 avventure testuali ormai in diretta su questo canale. Bene, mando il video su YouTube. A chi fosse arrivato fin qui guardando il video su YouTube, troverete in descrizione il link per andare a giocare, e grazie per essere arrivati qui e per magari qualche pollicione in su che avrete lasciato su questo video. Grazie ancora a tutti, buonanotte e alla prossima.